Questa è la Canyon Aero CF SLX di Mikel Landa. È il modello aero che Canyon mette a disposizione per i corridori della Movistar ed è stata utilizzata nelle tappe più veloci e con meno salita del Giro d'Italia. Partiamo con il telaio. Landa è alto 1,73 m e la taglia scelta è una XS. Spesso i professionisti optano per una taglia in meno rispetto a quello che ci si aspetterebbe. Questo avviene perché sono molto flessibili e preferiscono avere un canotto sterzo più basso per essere più aerodinamici. La colorazione è quella della Movistar ovviamente, con la parte anteriore bianca e azzurra che sfuma verso il navy blu al posteriore, molto elegante. Passiamo alla configurazione. Il manubrio è un sistema integrato in fibra di carbonio specifico di Canyon, modello H36. L'attacco manubrio misura 110 mm, mentre la piega è larga 41 cm. Non ci sono cambi satellite installati, anche perché non sono previsti da campagnolo. Il manubrio è nastrato con un Lizard Skin Tape molto morbido e intagliato per massimizzare comfort e grip. Viene fornito anche un tratto di nastro marchiato Movistar da applicare alla fine per un tocco davvero professionale. Si nota anche il logo Canyon sulla parte anteriore del manubrio. Questa non è una grafica standard, ma viene utilizzata solo per i materiali forniti alle squadre dei pro. Sotto al logo c'è il supporto per il braccetto Regi GPS e subito dietro un incavo che accoglie l'APS controller che permette ai meccanici di regolare il cambio elettronico. Montate sul manubrio troviamo i comandi cambio e freno campagnolo Super Record APS a 12 velocità. Il cavo del cambio è unito al cavo del freno posteriore tramite una spirale plastica per impedire che possa muoversi o impigliarsi. Le ruote sono delle campagnolo Bora Ultra da 50 mm con gli adesivi personalizzati in Movistar. I tubolari scelti sono i Continental Pro LTD ALX con camera d'aria interna in lattice che diminuisce la resistenza al rotolamento. Generalmente gli ALX sono disponibili solo per i Pro. Andiamo alla trasmissione. Il pacco pignoni è un Super Record 12 velocità con scala 11-30. Il deragliatore posteriore è un campagnolo Super Record, così come l'anteriore. La guarnitura è sempre una Super Record, curioso però notare che sulla pedivella sia ancora scritto 11. Probabilmente non è l'ultima versione, ma questo è ininfluente per la cambiata. Tra la pedivella e le corone è installato il misuratore di potenza Power to Max, con colorazione e grafiche Movistar. La lunghezza delle pedivella è di 170 mm, mentre le corone sono delle classiche 53-39. I pedali sono dei Lukeo Carbon Blade, con tensione a 16 Nm. Questo richiede un'alta pressione per sganciare il pedale. Landa si siede su una Physic Antares R1 Open. Come dice il nome, è il modello con scarico centrale per ridurre la pressione nella zona del perineo. La sella ha i due rail in carbonio protetti da uno speciale nastro ed è montata su un reggisella aero in carbonio S27 con offset di 15 mm. La sella è montata piuttosto avanti perché l'angolo piantone, di 73,5 gradi, è insolitamente chiuso per un telaio di taglia XS, in quanto Canyon non lo differenzia in base alle taglie per questo modello. Per finire, il numero è avvitato ad un supporto incollato al telaio per ridurre al minimo gli ingombri e di conseguenza le turbolenze generate. C'è anche il transponder sul fodero posteriore sinistro, mentre i portaborracci sono due Elite Leggero in carbonio. Dal foro inferiore del portaborracci verticale parte una lamina curva nera che va a sfiorare la catena quando si trova sulla corona piccola. Questo accorgimento serve per prevenire i salti di catena. Vediamo le misure di Landa. Dal centro del movimento centrale al piano sella ci sono 71 cm, mentre dalla punta sella al centro manubrio 54 cm. Infine il dislivello sella manubrio di 12 cm. La bici pesa 7,380 kg ed è utilizzata solo per le tappe pianeggianti. Se volete vedere quella più leggera che ha usato il team Movistar per le tappe più dure, cliccate qui in alto a sinistra. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, mi raccomando, un bel like e iscrivetevi al canale.